Ciao ragazzi, un crimine al giorno, 29 marzo alla botteguccia dei sigilli. Il crimine di oggi mi fa sorridere, compatibilmente col fatto che ovviamente si tratta della morte di una persona, ma come dire, sembrerebbe quasi rientrare all'interno di quelle leggende metropolitane o di quelle barzellette che vengono riferite sostanzialmente. Insomma, ai più come anche ai ragazzini, dai vecchi, eccetera, qualcosa del genere. Il problema è che si tratta di una questione reale ed è un fatto accaduto alla caserma di Arezzo all'inizio degli anni 90. Andiamo a vedere la scheda. 1992, 29 marzo, siamo nel piazzale della caserma Cadorna ad Arezzo e siamo nel pomeriggio. La recluta del 225esimo battaglione di fanteria Riccardo Cristianini di anni 20 sta spazzando il piazzale, sta letteralmente pulendo il piazzale con la scopa. Ovviamente all'interno del piazzale ci sono delle porzioni del piazzale stesso che sono limitate dal controllo di garitta di alcuni altri commilitoni che devono sostanzialmente fare una esercitazione e controllo relativo ai limiti di caserme, relativo alle zone di accesso limitato del piazzale stesso. Che cosa succede? Che per una interpretazione incredibilmente fiscale, per un problema mai chiarito, mai del tutto chiarito di esaltazione bellica piuttosto che di parziale infermità mentale, succede che il commilitone di Riccardo, Massimiliano Biondo, che è armato a quel momento di un fucile automatico FAL in dotazione dell'esercito e in quel momento in pattuglia in controllo di quella zona del piazzale, vede che Riccardo Cristianini a più riprese sostanzialmente supera di un paio di passi una zona delimitata da divieto d'accesso all'interno del piazzale. Lo avvisa una volta, veramente come una barzelletta cruda, una barzelletta noir, lo avvisa due volte, lo avvisa tre volte. A quel punto incomincia a sparare. Il problema è che incomincia a sparare in maniera forsennata, cioè letteralmente lo falcia con il fucile automatico FAL in quel momento in suo possesso. Teoricamente lo sta punendo per aver trasgredito i regolamenti militari. Lo uccide sul colpo, uccide il proprio compagno, il proprio commilitone di anni 20. Portato a processo, verrà riconosciuto in grado di intendere e di volere e verrà condannato a 14 anni l'anno dopo, nel 1993, per quello che effettivamente è un crimine che se non avesse, come dire, provocato la morte effettivamente di questo ragazzo, sembrerebbe raccontare, insomma, quella diffusissima, per esempio, leggenda metropolitana, insomma, del generale che dice che viene avanti senza farsi riconoscere, che viene avanti senza farsi riconoscere, viene insomma segato dai ragazzi in pattuglia all'interno della caserma. Ecco, questo è il crimine di oggi per il 29 marzo alla Botteguccia dei Sigilli. Come al solito, ci vediamo domani per un'altra nuova pillola di crimine.